Un saluto a tutti, bentrovati con un film Moomin. Eccezionalmente siamo in automobile e in velocità perché, vabbè, perché quando uno ha da fare deve fare anche le recensioni, deve abituarsi a fare le recensioni on the move. The Martian, il marziano, no, l'uomo di Marte, ma che dico, sopravvissuto, titolo italiano che però poteva anche essere, con uno slancio di creatività, poteva essere The Martian, il MacGyver di Marte, il MacGyver dal pollice verde, il MacGyver botanico, colui che coltivò la patata su Marte. Marte, poverino, perché di patate su Marte non è che, vabbè. Matt Damon, sempre molto bravo e mattatore sullo schermo, guida un cast numerosissimo e assolutamente inutile, perché ci sono personaggi che dicono due battute. Va subito detto che è un film vecchia scuola. Fosse stato un film degli anni 50 o degli anni 60 sarebbe stato spettacolare, ci sarebbe piaciuto un sacco. Saturo di implausibilità narrative e tecnologiche, ma ce ne frega niente. Il mio pensiero è: se volete qualcosa che sia scientificamente corretto al 100%, andatevi a vedere un documentario. D'altro canto, che possiamo dire? È un film che poteva dirigere chiunque, quindi Ridley Scott non sei affatto perdonato per le ultime stronzate che hai fatto in carriera, e non è affatto un film d'autore né un film che mira a rimanere nella storia, ma è semplicemente un film di vaglia, scritto molto benino da Drew Goddard, puntato molto sul versante umano della cosa, forse fin troppo. Quindi se lo vadano a vedere tutti quelli che non possono fare a meno dei film di fantascienza, quelli che amano Marte, quelli che vogliono vedere Matt Damon da solo, i nostalgici di Castaway, anche se qui c'è un cast in realtà grossissimo, non uno castato away dal mondo da solo, ma qui c'è fin troppa gente, affollatissima la NASA. Se ne possono stare invece tranquillamente tutti alla larga coloro a cui piace 2001 Odissea nello spazio, quello stile lì, oppure Interstellar, che potete criticarlo quanto vi pare, ma era di tutt'altra pasta, era molto più coraggioso, era molto più inventivo, era molto più affascinante. E tutti quelli che naturalmente stanno lì a vedere tutte le implausibilità tecnologiche e narrative che allora avranno pare per i loro denti, sì, ma non si divertiranno affatto. Questo MacGyver, questo Matt Damon, quanto gli diamo? Quanto gli diamo? Io direi la forza sia con te, perché alla fine è un filmetto totalmente godibile. Come detto, non rimarrà nella memoria, non sarà negli annali della fantascienza, è molto puntato al versante umano e pochissimo al cinema spettacolo, però vabbè, dai, ciao. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con l'hashtag un film un min. Iscriviti al canale, ti prometto che sarò bravissimo e farò solo video carini e interessanti. Ah, puoi seguirmi anche su Facebook, Instagram, Google Plus e Twitter. Diamine, quanti sono? Naturalmente sto trasgredendo circa 50 articoli del codice della strada, mi raccomando, dato che siamo su un mezzo che arriva a molto pubblico e a molti bambini. Bambini, voi non fatelo mai, né a casa né fuori, cioè bambini, non guidate le automobili. Bambini, non fate recensioni di cinema guidando le automobili, se possibile non fate neppure recensioni di cinema, dato che insomma ci sono già abbastanza cretini che su internet fanno recensioni di cinema. L'ambiente è saturo, se potete risparmiatevelo e risparmiatelo tutti, fate cose più utili, che ne so, andate a giocare a pelota basca, imparate a fare scultura o suonare il basso tuba.